Ha fatto una scelta, è uscito alle 9. Buongiorno a tutti. Allora, intanto vi ringrazio e benvenuti a Oslavia. Siamo qua oggi in questa situazione difficile, sapete meglio di me. È difficile fare qualcosa, però abbiamo deciso come associazione della Ribolla, dei produttori della Ribolla di Oslavia, di comunque dare un segno tangibile a questo 2020, perché ricorre il decennale della nostra associazione. Promuovere la Ribolla, ma non solo, ma anche il turismo e soprattutto anche il territorio di Oslavia, quindi anche di conseguenza il Milano Bensa della Castellada e Sasha Radicon della famiglia Radicon. Si nasconde sempre, ma è quella che ci dà sempre una grandissima mano. Come vedete abbiamo questo cerchietto sulle maschere. Va molto questa cosa di vedere il backstage, in qualche modo un mondo sezionato, tagliato. Insieme tanti altri modi di leggere questo attimo. Come associazione abbiamo un'idea che è sempre stata quella un po' di portare avanti lo sviluppo del territorio. Tutto quello che si è parlato e garantito dopo, ma in questi giorni stiamo cercando di sbloccare una... Diciamo quello che vi troverete presso la nostra azienda, quindi presso la Castellada, vi introduceremo insomma come si comporta la Ribolla Gialla su questo suolo, sul suolo di Oslavia. La Ribolla ha creato questo evento, questo grazie anche a Marco Primovic con la sua testardaggine, perché non era facile mettere 7 teste insieme, perché hanno tutti un carattere difficile. I vini che sono differenti, un pezzo di bolle differenti. Questo vuol dire? Le differenti visioni che in una vigna ci possono essere, a partire dalle vigne degli anni 80-90, dove sembrava che solo la monocultura molto spinta, quindi arrivare a numeri di ceppi per etero molto importanti, potesse dare la qualità, quando poi invece ci siamo resi conto che un passo indietro, ridurre il numero di viti, ma portare vita diversa anche tra le viti, era fondamentale. Di Oslavia, appunto, tutte le cantine di Apro. Macerazione che appunto nasce per tutta una serie di motivi che... Beh, innanzitutto complimenti, perché avete dimostrato con i fatti, non a parole, perché a parole è facile, ma con i fatti è più difficile, che tutti assieme si può dimostrare un'eccellenza di un territorio. Eccellenze che può vantare, ma non soltanto vantare sulla carta, anche da un fine pratico, visto? Il vino è solo e soltanto dei piccoli lembi. Il vino fatto anche soltanto di Gorizia è un territorio, abbiamo detto, molto più ampio. È un territorio che include perciò tutto il Collio e tutta la regione. Grazie a voi naturalmente per la vostra presenza. Contavo su un paio più di 30, ma non abbiamo avuto modo di leggere tutti i DPCM. Anche perché loro non più di... Presidente, è andata. Vabbè. Attenzione però. Come sta? Si scusa. Bravi. Salute ragazzi.